L'avevo detto che te l'avrei fatta pagare. Da un omicidio alla sua soluzione, o quantomeno all'avvio di una indagine che possa portare a risultati concreti. L'assassinio, ma per finta, è stato quello del presidente della comunità montana di Arce, Gianluca Quadrini. Le indagini sono state quelle svolte dagli allievi del corso di criminologia, ospitato proprio dallo stesso ente presieduto dall'esponente di Forza Italia. I discenti, guidati dal criminologo dottor Antonio Di Dio, già appartenente al RIS Carabinieri di Roma, hanno condotto le indagini dotati di ogni genere di supporto utile ad esse, anche le più avanzate. Partendo dalle prime tracce, passando per il profilo psicologico e comportamentale di un criminale ancora sconosciuto, il corso teorico e pratico ha avuto come obiettivo formare dei professionisti dell'investigazione e dell'analisi socio-criminologica sulla scena del delitto, lavorando sull'atto pratico. Il corso, della durata di 32 ore, si è concluso sabato, tra la soddisfazione del presidente Quadrini. Perché ritengo che tutto ciò che sia formazione, soprattutto tutto ciò che sia inerente a quelle cose che accadono durante il nostro vissuto, il nostro quotidiano, è importante che venga poi non solo pubblicizzato, ma venga anche soprattutto gestito e ben gestito da chi si occupa di queste cose. Noi abbiamo avuto la fortuna di ospitare voi, ma in questo corso che comunque dava anche 15 crediti per coloro che sono iscritti all'ordine degli avvocati. Voglio stare a vedere alla fine chi è che colui è stato il mandante di questo omicidio di un politico e in particolar modo della mia persona. Quindi ora tocca a voi